Ben ritrovati a Storia, la nostra trasmissione dedicata ad associazioni, volontariato e terzo settore. Oggi una puntata di respiro internazionale. Parleremo del GVS che si occupa di adozioni, sostegno a distanza e cooperazione internazionale. La diffusione del Covid con le frontiere chiuse e i voli bloccati ha allungato di molto i tempi delle adozioni, ma grazie al gruppo Volontariato Solidarietà di Potenza nel 2020 sono stati 31 i minori adottati. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, il GVS non si è mai fermato e così diversi bambini di tante nazionalità diverse sono arrivati in Italia e hanno potuto abbracciare i propri genitori. Noi abbiamo conosciuto questa realtà associativa nel 2019, come sempre in apertura andiamo a riavvolgere il nastro per vedere dove ci eravamo lasciati e quali erano i progetti del GVS nel 2019. Grazie al sostegno del gruppo di volontariato Solidarietà di Potenza, orfani e bambini abbandonati di Brasile, Perù, Burundi, El Salvador, Guatemala, ma anche di Egitto e Palestina, possono avere cibo, vestiti e cure. Altri bambini, grazie alle adozioni internazionali portate avanti dal GVS, oggi hanno una famiglia. Io ho adottato due bambini in Burundi. E sono stata una delle coppie pilota, proprio per questo la mia prima adozione è stata molto difficile, lunga e difficile, e loro mi sono stati molto, molto vicino. Sono tantissime le coppie che hanno adottato, molte coppie con un solo minore, ma coppie che hanno aperto il loro cuore anche a nuclei familiari di 3, addirittura 4 bambini. Noi abbiamo adottato 3 bambini in Polonia. Sono 2 maschi e una femminuccia fratelli e sono 3 bambini meravigliosi. Noi abbiamo adottato in Perù e sono 2 bambine sorelle tra di loro. È una cosa che ti riempie la vita, che ti cambia la vita. Non ti fa sentire più sola, ma ti fa sentire che sei famiglia. Noi abbiamo adottato una bambina, chiamiamola così, anche se quando è arrivata in Italia aveva già quasi 12 anni, in Burundi. È inutile dire che è stato un dono, perché dopo 20 anni di matrimonio questa cosa ci ha riempito completamente. È una ragazzina che forse non poteva avere questa opportunità di essere adottata perché è grande. Ad oggi abbiamo avuto circa 2.500 adozioni, bambini che sono arrivati in Italia tramite il nostro gruppo. Lavoriamo su 2 direttive, una quella di piccoli progetti che riguardano un po' le esigenze che ci vengono presentate dai paesi con i quali siamo collegati, sono una decina di paesi. Abbiamo lavorato e lavoriamo in Africa, in America Latina, nel Congo abbiamo sviluppato un progetto di sviluppo agricolo nell'area di Owando e nel Congo Brazzaville. Questo progetto ha portato via 8 anni di attività di tempo e sicuramente ha favorito lo sviluppo di un'azienda agricola che ha anche gestita attualmente dalle popolazioni del posto, che ha anche consentito non solo un incremento delle produzioni agricole, ma anche uno sviluppo da un punto di vista lavorativo per le popolazioni del posto. A
Attualmente ci stiamo occupando anche della costruzione, sempre nel Congo Brazzaville, di un orfanatrofio, che è un progetto ancora in corso e che quindi poi vedrà il suo termine fra qualche tempo, fra qualche anno, perché anche lì il problema dell'infanzia abbandonata è un problema abbastanza sentito e sul quale poi noi ci sentiamo di dover intervenire. Dare sostegno ai bambini che ne hanno bisogno è semplice, basta un euro al giorno con un impegno richiesto di almeno 2 anni. Un programma di sostegno a distanza mira al benessere del bambino, si parte dal cibo. Dal cibo e da quella che è l'istruzione, perché anche per quello che può essere l'acquisto di uniformi, di cancelleria, del minimo indispensabile per andare a scuola. Sono anni che io navigo nel mondo dell'associazionismo e del volontariato e quello che mi dà a livello di stimoli, a livello di soddisfazione personale è veramente tanto, quindi invito i ragazzi ad avvicinarsi a queste realtà e volendo anche al GBS. Loro fanno una cosa straordinaria per tutti i bambini di tutto il mondo. E a distanza di anni queste testimonianze mi emozionano ancora. Dicevamo in apertura che grazie al GVS nel 2020 più di 30 bambini sono arrivati in Italia e hanno potuto conoscere e abbracciare mamma e papà. Il GVS non si è mai fermato, ma sono state tante le difficoltà a partire dagli incontri con le famiglie e la formazione che avviene tuttora a distanza. Ne abbiamo parlato in studio con Alda Spillino, sociologa del GVS, che ci ha spiegato come opera oggi l'associazione ai tempi del Covid. Alda, a distanza di 2 anni ci ritroviamo a parlare del GVS, il gruppo volontariato Solidarietà di Potenza. Abbiamo appena visto il filmato del 2019 con le testimonianze bellissime di alcune mamme. Cosa provi nel rivedere quelle immagini? Provo tanta emozione e gioia. Perché comunque ho visto tutto il nostro cammino e quindi è un'emozione immensa. Oggi cosa è cambiato per il GVS e in particolare cosa ha significato per voi la pandemia? Come ente è cambiato tanto perché ci siamo riscoperti a collaborare, a reinventarci anche giorno per giorno, forse se vogliamo anche di minuto in minuto in alcune situazioni. Non c'erano orari, non c'erano i telefoni istituzionali, c'erano i cellulari personali e c'è stato tutto diciamo che abbiamo riscoperto un senso di collaborazione e uno spirito di solidarietà molto forte e questo ha comportato anche da parte nostra una conferma ulteriore che si lavora per il superiore interesse dei bambini. Mi tu papà, ella è su? Mi mamma. Su mamma. Per quanto riguarda le adozioni internazionali, la chiusura delle frontiere ha rappresentato per voi il principale problema con i bambini bloccati nei loro paesi di origine. Come è stato vissuto dai genitori questo difficile periodo e voi come GVS come avete operato? È stato un momento molto difficile. La chiusura, il lockdown, anche magari che non sono avvenuti contemporaneamente in tutte le nazioni, ha portato un allungamento enorme dei tempi. A volte il ricongiungimento non è potuto avvenire nella terra d'origine dei bambini, che è un momento fondamentale, importantissimo, perché i bambini accolgono il genitore e quindi è il genitore che abbraccia la sua cultura e il suo mondo. Per alcune nazioni, quali il Burundi e il Congo Brazzaville, invece i bambini sono stati accompagnati in Italia con un aereo dal nostro referente e le coppie li hanno accolti con il presidente dell'ente, ovviamente in aeroporto. E questo di sicuro ha creato disagio in alcune situazioni. Certo, i bambini piccoli hanno ricevuto l'abbraccio caldo immediato dei genitori, le prime cure, l'accudimento, i bambini un po' più grandi hanno dovuto fare i conti con quella che era una identità totalmente cambiata e modificata.
Durante la pandemia quante adozioni siete riusciti a portare avanti? Noi abbiamo avuto la gioia di portare in Italia 31 bambini, di abbracciare i loro genitori, quindi in totale 26 adozioni concluse. È un numero, di sicuro non è un numero alto, però è un numero importante, perché in questo periodo è così particolare, così difficile, è un numero comunque importante. 31 bambini sono abbracciati e finalmente stanno con i genitori. Singolare la storia di una coppia che ha adottato in Perù, rimasta bloccata durante il lockdown di marzo per un lungo periodo in Sud America a causa dell'emergenza sanitaria. Una nostra coppia si trovava in Perù, era nella fase di conoscenza dei suoi due bambini e questa permanenza, che doveva durare come da procedura circa 40 giorni, in realtà è durata abbondantemente 60 giorni. Anche con la paura e con la tensione che insomma il virus circolava anche in Perù, e questo ha comportato anche una tensione, se vogliamo, nella relazione, no? Nel rapporto genitori-figli che si stava costruendo. E poi l'abbraccio tra i genitori e i bambini ha cancellato in un solo colpo le difficoltà, come testimoniano queste bellissime immagini che stiamo vedendo. Bellissimi i bambini che corrono ad abbracciare i loro genitori. Il GVS, come vi abbiamo detto, non si occupa solo di adozioni internazionali, ma anche di cooperazione e sostegno a distanza dei bambini dei paesi del sud del mondo. Di questi due progetti, che tutti noi possiamo sostenere anche solo con un euro al giorno, ci ha parlato Alda Spillino nella seconda parte dell'intervista. Ascoltiamola. Ci sono molti progetti che noi sosteniamo, c'è il progetto della salute visiva, dell'alfabetizzazione nutrizionale, c'è il progetto di laboratori tessili, di laboratori di cucina, che ovviamente puntano tutti all'autonomia, no? Come i nomi lasciano ben intendere. Quest'anno nel 2020 abbiamo abbracciato, nonostante la pandemia che non ci ha fermato, abbiamo abbracciato la richiesta di un orfanotrofio, l'orfanotrofio pubblico, no, ufficiale di Bujumbura, del Burundi, perché avevano delle necessità proprio di autofinanziamento. Loro ci avevano chiesto la possibilità di costruire, di creare una sala d'accoglienza, una sorta di sala convegno che poteva essere appunto data affittata, e siamo riusciti a realizzarla non soltanto come GVS, ma anche all'aiuto di molti volontari, delle famiglie adottive, perché poi il cuore resta nella nazione di provenienza dei propri bambini. Quando abbiamo conosciuto la vostra realtà associativa, eravate impegnati nella costruzione di un orfanotrofio nella Repubblica del Congo, siete riusciti a portarlo a termine? È una casa di accoglienza che abbiamo intitolato Papa Francesco. Accoglie tutti i bambini, sì, bambini orfani, ma anche bambini che hanno una famiglia propria e che però hanno necessità, bisogno di un pasto caldo, di studiare, di cure mediche. Abbiamo raggiunto, secondo me, un buon traguardo e abbiamo realizzato la sala d'accoglienza, il refettorio, il dormitorio e anche la zona della medicheria. In questo periodo si stanno comprando, acquistando gli arredi, insomma tutto ciò che fa parte dell'interno, e siamo un po' così in fase di valutazione per poter ricominciare a camminare e a costruire, quindi a completare il nostro progetto iniziale e a costruire la scuola. Il GVS si occupa anche di sostegno a distanza. Attraverso una piccola quota mensile tutti noi possiamo consentire ai bambini di diverse nazionalità di mangiare, avere vestiti e andare a scuola. Sì, il sostegno a distanza, il SAD,
è un momento fondamentale. È una quota che chiediamo di 30 euro per dare una continuità, un euro al giorno se vogliamo, no? Come si suol dire, un caffè al giorno. Ed è importante perché dà una sorta di continuità, non chiediamo un'offerta spot perché magari in quel momento finisce e termina, ma di impegnarsi. In questo periodo la difficoltà sono entrare in relazione, no? Comunicare con i sostenitori, ma anche con i referenti, insomma purtroppo ci sono delle difficoltà oggettive, ma i progetti non si sono mai fermati. Noi seguiamo il SAD in Brasile, in Guatemala, in Salvador, borse di studio in Burundi. Noi ascoltiamo quelle che sono le loro esigenze, le loro necessità e con il nostro operato, goccia per goccia, cerchiamo di sostenere e di aiutarli. E in questo periodo i referenti ovviamente hanno chiesto generi alimentari e igienico-sanitari proprio per i bisogni di prima necessità. Chiunque può sostenere i vostri progetti? Sì, anzi diciamo che una piccola goccia, come dicevo prima, ci aiuta tantissimo. Si può sostenere anche attraverso donazioni, come dicevo prima, ma anche con il 5 per 1000. Quindi basta veramente poco, con la dichiarazione dei redditi, poter sostenere uno dei nostri progetti. Donazioni spontanee e 5 per 1000, ma è possibile sostenervi anche acquistando un libro che avete pubblicato di recente. Abbiamo curato un libro, oltre i segmenti, che parla, è suddiviso in tre sezioni. La prima sezione ovviamente è rivolta all'adozione internazionale, quindi a questo scambio, l'accoglienza e il rispetto reciproco delle culture e delle identità. La seconda sezione invece è stata dedicata ai genitori che hanno scritto una lettera, quelle parole che noi a volte non abbiamo il coraggio di dire ai nostri figli in modo chiaro e diretto e sono state riportate su lettera, quindi pubblicata. La terza sezione invece è la sezione dedicata agli scrittori che hanno condiviso con noi la nostra iniziativa, anche perché i proventi ovviamente del libro vanno tutti nei progetti di solidarietà che noi sosteniamo. E questo libro dove è possibile acquistarlo? Presso la nostra sede. E allora ricordiamo ai nostri telespettatori dove vi trovate e i vostri recapiti. Allora, noi abbiamo la nostra sede presso la parrocchia di Sant'Anna e San Gioacchino, in Viale Dante 140. Sul nostro sito, sul gruppo di volontariato solidarietà, si possono acquisire tutte le informazioni, come lavoriamo, quali sono i progetti, anche nell'ambito dell'adozione internazionale, del sostegno a distanza, dei progetti. Ci sono tutte le schede dettagliate e aggiornate. Abbiamo la pagina Facebook. E abbiamo anche un canale, ormai ci stiamo insomma attrezzando, un canale YouTube dove si possono reperire i video dei progetti di cui parlavo prima, ma anche i video, le foto dei genitori che abbracciano i loro bambini, che mette insomma quella energia e quell'emozione che in questo periodo fa bene. Alda, complimenti per quello che fate e per la passione che ci mettete. Abbiamo concluso, come sempre in chiusura, chiediamo ai nostri ospiti di lasciare un messaggio per i nostri telespettatori. Allora io prendo una frase di un amico che di ritorno da uno dei nostri tanti viaggi di volontariato ha detto e ha sottolineato che i bambini ci hanno insegnato con il loro sorriso a credere e a vivere la favola della vita. E io aggiungo che noi alle favole ci crediamo e quindi andiamo avanti.
E grazie al GWS la favola della vita si rinnova ogni giorno. Ringrazio la sociologa Alda Spillino per essere stata ospite nei nostri studi. Saluto il presidente, gli operatori e tutti i volontari del GWS che non ho potuto incontrare a causa della pandemia. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Prima però vi ricordo che potete scriverci al nostro indirizzo mail storie.lanuovatv@gmail.com e al nostro numero WhatsApp 346-835-3824. Grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima puntata.